Allora, siamo partiti da Torino alle 4 di mattina. Ci siamo alzati, lui si è alzato un po' in ritardo, però ci siamo alzati alle 4 di mattina. Sì. Siamo saliti su questo furgone. Abbiamo preso tutte le persone e siamo partiti alla volta di Roma. È incredibile. Siamo a Roma, siamo a Cinecittà. E stiamo facendo l'allestimento, in realtà stiamo facendo le prove per l'evento di domani. Ieri abbiamo fatto l'allestimento. Noi siamo arrivati qui da quasi 3 anni e mezzo di Visionary Days. Dopo aver fatto le 3 edizioni fisiche ci eravamo un po' stancati e abbiamo detto facciamone una virtuale che non ci manca mai. Sì, assolutamente, io mi chiamo Martino. Martino, ciao, piacere, Peppe. E niente, da essere... cioè doveva essere un evento gigante tutto in presenza, è diventato un evento in digitale, però contemporaneamente abbiamo scelto di fare una regia fisica qua e da lì poi sono arrivate un sacco di cose, dal fare un evento in streaming su YouTube è arrivata la diretta della Rai, è arrivata la diretta sul Corriere, è arrivato il fatto che dobbiamo trasmettere un po' ovunque e per quanto sia ancora, perché non abbiamo ancora risolto tutto, molto complicato, è una figata. Sono un'infinità televisivamente, per animarli un pochino. Stiamo pensando se è possibile coinvolgere qualcuno del pubblico Zoom. Noi vogliamo un attimo testare la reattività del pubblico, quindi non so, vedo un sacco di persone. Andiamo da Luisa da Taranto. Luisa, ci senti? Ciao, benvenuta. Ciao, chi sei? Eccomi, ci sono qua. Sei carica? Di Ponte di Godardo. Sì, sono carichissima, guarda, tutto bene. L'anno scorso siamo riusciti a convincere il ministro delle politiche giovanili a prendere un po' parte a quello che è il nostro progetto, perché siamo 3 anni che noi raccogliamo proposte, esigenze, necessità, priorità, e però che percorso fanno poi tutte queste cose? Cioè che seguito diamo a tutto questo? Siamo andati a bussare alle istituzioni, nello specifico a quelle che erano più vicine al mondo su cui stavamo lavorando, e da lì abbiamo detto proviamo a convincerli che questa cosa può avere un senso anche per loro. Leggende narrano che sono stati i tuoi capelli a conquistare. Ma questa allora è la storia che viene venduta. Mi aveva fatto anche un po' impressione all'inizio con tutti quei suoi capelli che è venuto lì a raccontarmi. No, Filippo, come stai? Scusa, dovrei salutare prima, lei dobbiamo fare questa cosa, sì, però. Noi invece non siamo conosciuti. Quindi io te lo chiamo, quando dico 3, 2, 1, tu vai di jingle, poi io do il go in giro. Non a modo, stiamo facendo 3-4 chiamate per trovare il giro. Ma ragazzi, posso dirvi la mia? La macchina è l'ultimo dei miei problemi, io devo andare avanti la diretta. Sono stata Enrico per 5 minuti e mi hanno chiamato dalla Presidenza della Repubblica. No, ma loro lo dicono anche per qua, perché io non sto capendo. Ma dice per te. Ma non sto capendo se si riferisce a lui. No, allora. Alla grande ragazzi, forza e coraggio, ce la facciamo! Salvaci! Alle 10.45 tassativamente deve esserci l'apertura. Illustre Presidente, metti di qua, Presidente. Illustre Presidente, chi fa parte? Illustre Presidente, abbiamo deciso di reagire. 4 anni fa, perché i giovani di oggi sono indolenti, svogliati, no? Qual era? Adesso... Illustre Presidente, chi fa parte della nostra generazione avrà sicuramente sentito dire che i giovani di oggi sono indolenti, svogliati, indifferenti, totalmente dissociati dalla società che li circonda. Forse questa cosa noi l'abbiamo sentita una volta di troppo. Abbiamo deciso in un certo senso di reagire, di cercare di voltare pagine, di dare una nuova immagine di quelli che potevano essere i giovani d'Italia.